Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Buddy. L'ultima volta eravamo arrivati al termine con successo della campagna di raccolta fondi e ormai siamo arrivati al giorno 30, il che vuol dire che l'estate ormai sta per finire, purtroppo. Tuttavia, presto verrà organizzata una bellissima festa in costume per festeggiare i ragazzi e la vittoria della campagna di raccolta fondi. Vediamo che cosa organizzerà la nostra Yuri. Spoiler, cose piccanti. Oh, finalmente, l'ultimo giorno di questa campagna. Oh ragazzi, l'ho visto il vostro video. Era molto divertente, ma nel senso buono ovviamente. Beh, complimenti a Tech Geek che ha reso popolare faccia da scemo qui dentro. Beh, per quanto mi senta un po' in imbarazzo, non posso fare a meno di sentirmi molto orgoglioso e felice di tutto il feedback positivo che stiamo ricevendo. Già, il Camp Buddy ha ricevuto un sacco di pubblicità grazie a quel video. Oh. Ah, ora che ci penso. Alcuni dei nostri clienti che hanno comprato i biscotti vi stavano giusto cercando, voi due, cioè Keitaro e Natsumi. Più o meno le loro parole sono state qualcosa del tipo: dov'è quel bel ragazzo con i capelli blu e dov'è quel ragazzo carinissimo del campeggio che erano lì a fare promozione, ecco. Beh, in effetti Hiro ha perfettamente senso. Ormai Natsumi e Keitaro sono praticamente i volti del campeggio, è ovvio che pensino tutti a loro. Sì, non me ne parlare. Ogni volta che bussavo alla porta di qualcuno erano tutti a chiedermi: ma quei due dove sono? Che fastidio. Eh beh, ormai siete già delle celebrità. Oh, ma anch'io voglio essere popolare adesso. Avreste dovuto chiedermi di far parte del cast. Sì, sì, continua a sognare, testa rossa. Nessuno vuol vedere le tue chiappe secche in un video. Ti serve un corpo come il mio per avere qualcosa da far vedere. Nessuno te l'ha chiesto, uomo lupo. E poi tu andresti bene soltanto in qualche documentario sugli animali. Cosa hai appena detto? Ci risiamo. Sì, Hunter, ti capisco. Chiunque non li conoscesse bene penserebbe che questi due si odino per davvero. Beh, comunque è meglio che gli Scout Master non sappiano di questo. Queste piccole litigate, ecco. È passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che ho visto Goro così felice. Il campeggio non è mai stato più vivo. Già, veramente. Non lo riconoscereste mai se lo vedeste come era l'anno scorso. Beh, a quanto pare i nostri sforzi sono stati ripagati, eh. Sì. Se non fosse stato per il nostro lavoro di squadra, niente di tutto questo sarebbe mai riuscito ad accadere. Ehi là, Yoshinori! Ragazzi, la giornata non è mica finita ancora. Scout Master Yoshi, che succede? Yuri vuole che vi raduniate tutti quanti nella mensa. Ha preparato una piccola sorpresa speciale per tutti quel campeggio. E tu ce l'hai appena rovinata, scemo. Sì, signore, li faccio subito radunare nella mensa. Bravo, non fate aspettare troppo Yuri, eh? Mi domando di cosa si tratti questa sorpresa. Magari una festa di benvenuto. Magari alcuni dei ragazzi che abbiamo incontrato fuori si sono già iscritti? No, Hiro, è troppo tardi per poter far iscrivere gente nuova quest'anno. E poi è stata Yuri a organizzare tutto stavolta. Oh no, spero che non sia qualcosa di artistico, vergognoso, imbarazzante o quelle scemenze che piacciono a lei. It's alright. Ma dai, tranquillo Yoichi, vedrai che sarà divertente. Andiamo a scoprirlo? Dai, ce la faccio a malapena a camminare, vogliono costringerci a qualche attività imbarazzante. Dai, uomo lupo, sicuramente ci sarà qualcosa da mangiare. Questo non basta a renderti felice? Ora che ci pensi, sento un buon odore, in effetti. Va bene, mi trascinerò fino alla mensa. Ehi, scemi! Taiga! Taiga! Hey. Ehi, perché ci chiami di nuovo in quel modo? Tranquillo, era giusto per salutarvi. Le vecchie abitudini sono dure a morire, sai? State andando alla mensa anche voi? Hello. Siamo stati informati riguardo l'inaspettato raduno che è stato preparato per noi. It's sì, true. Esatto, Taiga non vedeva l'ora e quindi ci ha messo fretta. Non ho neanche finito di truccarmi. Ah, sì, sì, in effetti stiamo andando lì pure noi. Mi domando di che sorpresa si tratti. Lo Scout Master Yoshi sembrava molto impaziente di vederci lì. Vabbè, andiamo allora, lo scopriremo insieme. Oh, Taiga, sei così gentile adesso, che strano. Sì, infatti, non mi ci sono minimamente abituato, neanche dopo una settimana. Esatto, ma io preferisco di gran lunga questo nuovo Taiga. È così dolce. È molto più ragionevole. È capace di intavolare delle discussioni approfondite. Ragazzi, mi fate sembrare come se prima fossi una persona orribile. Posso cambiare, no? Ho promesso a Keitaro e a tutti voi che l'avevi fatto. E adesso sto cercando di fare il mio meglio, eh? Giusto. È molto più divertente se andiamo tutti d'accordo. Via, basta chiacchiere. Andiamo a vedere cos'è questa sorpresa. Chissà cos'è. Wow, è tutto così bello qui dentro. Guardate le decorazioni. E gli altri ragazzi sono già pronti. Oh no, Yuri. Un attimo, quella risatina. Eccomi qua. Yuri, che cavolo ti sei messa addosso? Per celebrare il successo di questa campagna ho deciso di organizzare una piccola festa. E visto lo spirito della stagione ho pensato di organizzare una festa di Halloween. Ma stai scherzando? Mancano tipo 3 mesi ad Halloween, ma sei impazzita o cosa? E dai ragazzi, c'è un'intera confezione di costumi già pronti. Una volta che ne avete scelto uno potete cambiarvi e godervi la festa. Ah,
chissà che bei costumi vi farete. Il ragazzo con il costume più bello vincerà un premio speciale da me. No, io non gioco, basta, me ne vado. Non voglio essere parte delle tue fantasie maniache. Yukimura, devono divertirsi tutti quanti, perciò devi sorridere tutta la sera. Devo ricordarvi che questa è una vera frusta e ho anche delle vere catene. Oh, mi ha appena fatto dizzare tutti i peli del corpo. Wow, Yuri, quel costume è veramente bello. E anche questi della scatola sono molto belli. Li abbiamo sempre avuti qui al campeggio questi costumi, perché non li ho mai visti prima. Dove li avete presi tutti quanti? Non importa che tu sappia tutto, Natsumi. Divertitevi e iniziate a vestirvi. Keitaro, per favore, fai un sacco di foto stasera, ok? Ok. Ok, adesso vi lascio a cambiarvi allora. Ma spero che sarete pronti molto presto. Soprattutto tu, Yukimura, cioè Yoichi. Ciao ciao! Oh oh oh! Crazy lady. Quella pazza mi fa diventare matta ogni volta, mi fa venire i brividi. Non sapevo che queste cose potessero far venire i brividi a Yoichi. Ben ti sta, uomo lupo, anche tu hai dei punti deboli finalmente. Ora che costume scegliere però? Beh, Yuri ci ha dato un sacco di roba diversa e parecchi materiali. Ci sono anche i materiali sufficienti per crearsi un costume da zero praticamente. Ma io mi sa che ne userò uno già pronto. Io non so bene cosa dovrei indossare invece. Vuoi che vi mettete? Meglio che non ce lo diciamo, dai, sarà una sorpresa. A Keitaro piacciono le sorprese. Sì, sembra divertente. Oh, già un'idea per il mio. Quest'idea gli piace molto più di quanto dovrebbe. E dai, Oichi, se non ti cambi, la signorina Yuri ti frusterà. Ok, mi cambio. Oh, non mi sono mai messo un costume di questo tipo prima, però sarà divertente, immagino. Però non so cosa mi starebbe bene. Un costume che mostri potere e autorità. I know. Wow, proprio quello che stavo pensando io, Keitaro. Esatto, qualcosa di maturo. Va bene, è proprio quello che stavo cercando. Preparati a essere colpito. Yeah. Letteralmente. Ok, Natsumi, non vedo l'ora. Let's go. Dai, andiamo subito a vestirci allora. Oh, un giocatore di baseball, che carino, ma già lo sapevamo. Questo costume mi ricorda di quando giocavo a baseball. Mi piaceva tanto giocare. Iro ed io siamo stati anche in squadra insieme per un po' di tempo. Magari dovrei ricominciare a giocare. Non dire una singola parola. Perché no, Yoichi? Sei molto carino, ti sta bene quel vestito. Stai zitto. Almeno so che quella tizia malefica non mi verrà a frustare con quelle sue catene o che so io. Mi fa venire i brividi solo a pensarlo. Dove sono tutti? Tipo Hiro, Hunter. Ah boh, magari hanno bisogno d'aiuto con i costumi? Eh? Qualcuno ha detto aiuto? Super Hiro, sono qui per salvarvi. Qual è il problema? Per caso questo mostro canino sta attaccando quell'innocente carinissimo giocatore di baseball? Non aver paura, ti salverò senza timore da questa bestia. Come sei simpatico, Hiro. Non mi aspettavo un costume da supereroe. Fammi indovinare, sei il fantastico Testa Rossa? No, ma non hai capito cosa ho detto? Keitaro, di all'uomo lupo da cosa sono vestito. Ah, sì, lo so, Hiro, è Super Giro. Lo guardavamo insieme da piccoli. Esatto, lo sapevo che l'avresti riconosciuto. Ma veramente Yuri aveva comprato un costume da Super Giro e l'ha trovato nella sua scatola? No, in realtà no, me lo sono creato da solo prendendo qualche dettaglio di qua e di là. Comunque sia, dai ragazzi, andiamo un po' a mangiare che sto salivando. Oh, cos'è questo suono? Fermo lì, cittadino, sei in arresto per essere troppo adorabile. Oh, Natsu, mi stai benissimo vestito così. Stai molto bene in uniforme da poliziotto. Dovresti tenerla sempre qui al campeggio. Oh, grazie, Keitaro. Sto cercando di entrare nel personaggio. E poi sarà il personaggio a entrare in Keitaro. Anche perché mi farebbe piacere vincere quel premio di cui parlava Yuri. Ma che? Un poliziotto? Che creatività. Beh, posso anche essere un allenatore di cani se preferisci. E tu potresti essere il cane da guardia, Yoichi. What? Cosa? Questa bruciava, bravo Natsumi. Grazie. A quanto pare finalmente Natsumi ha imparato a rispondere a tono anche agli Oishi, sai che ci vuole. Fatemi mangiare, basta, sto morendo di fame. Vuoi che vada a prenderti un osso? Stai zitto, testa rossa. Un attimo, ma non ci siamo dimenticati di qualcuno? Hunter non è ancora arrivato. Perché ci sta mettendo tanto? Mi sa che l'ho sentito chiacchierare con Yuri in bagno. Ho udito qualcosa di molto strano provenire da lì. Forse è meglio se andiamo a controllare come sta, eh? Sì,
Sì, penso di sì. Hunter, sei vivo? Sto morendo di fame, non possiamo mangiare se non ci sei anche tu. No, ragazzi, andate via senza di me, vi prego. Che c'è, Hunter? Tutto bene là dietro? Non vediamo l'ora di vedere il tuo costume. No. No, 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 non posso uscire conciato così. Così come? Yuri mi ha infilato a forza questo costume orribile. Ha detto che mi sarebbe stato bene, ma... Tu sei in imbarazzo? Io sono un cavolo di lupo. Forza, vieni fuori e basta. Ok. Va bene, ma non dovete ridere. Va bene, non rideremo. Che carino il nostro coniglietto preferito. Vabbè, Iro sta morendo da ridere e Yoichi è morto da ridere. Ma che cavolo sei? Lavori in uno strip... Ma cos'è sto costume? Lavori in uno strip club adesso? Yoichi, hai promesso di non ridere? Dai, Mr. Perfettino, non è giusto, è troppo divertente. Sì, anche Iro è d'accordo. Hiro? Ma insomma, avevate promesso di non ridere. Scusami, Hunter, è che questo costume è un po', come dire, lascia ben poco all'immaginazione. Sì, però ti sta bene, dai. Sì, ok, ora non scendere in dettagli come quelli che direbbe anche Yuri, per cortesia. No, no, non intendevo nel senso maniaco del termine. Dai, Yoichi, è che semplicemente penso che gli doni quel costume, ok? Sì, va bene, secondo me sembra un costume da spogliarellista. Lascia perdere, Hunter, sei adorabile vestito così. E tu, Keitaro, cosa ne pensi? Secondo me sei carino, voglio dire, però potresti avere un po' freddo vestito così. Magari è meglio se ti metti un giacchettino? Ho una felpa, magari me la posso mettere per coprirmi un po'. Ecco, adesso no che non è imbarazzante, eh? Vabbè, ora che siamo pronti andiamo tutti a mangiare. Io sto morendo di fame. Ok. Va bene. E in realtà questa cosa un po' la conosciamo, perché a questo punto ci saranno tutti i ragazzi che entrano in scena con i loro costumi super sexy. Yeah. Guarda quanti ragazzi sono già lì pronti in fila per mangiare. Aiden deve essersi messo a cucinare qualcosa di speciale per oggi. Vabbè, ci vediamo. Vado a ingozzarmi e a dopo. Oh, lasciami qualcosa, uomo lupo. E vabbè, vado anch'io prima che quei due facciano un disastro, eh. Sure. Ma certo, Hunter, ti aspettiamo qui. Ah, che ricordi, Natsumi? Ma dici del party di benvenuto che hanno dato per voi? Yeah. Sì, il mio primo giorno qui al Camp Buddy, tutti che si divertivano, che mangiavano, che si godevano la compagnia l'uno dell'altro. Sì, anche oggi è una giornata un po' così, molto bella. E qui arrivano tutti i ragazzi a far vedere i loro costumi fighissimi. C'è Seto vestito da gatto tecnologico, per esempio. Wow, sei tu, yep. Seto? Ti piace il mio costume? Yeah. Assolutamente molto figo. Cos'è che sei tu, scusa? Un gatto cibernetico, ovviamente. Non è un personaggio vero e proprio, ma va di moda online, quindi. Facevo anche il cosplay un tempo, sai? Vabbè, e qui Keita non sa cos'è un cosplay, povero tesoro. Tu, Natsumi, l'hai mai fatto il cosplayer? No, però mi sarebbe sempre piaciuto. Mi sa che questa festa in maschera può essere un buon inizio, no? Dovresti venire con me a qualche convention di anime quest'inverno. Potete venire tutte e due a provare il cosplaying, se volete. Voglio dire, l'attitudine è giusta, bastano soltanto i costumi. Se volete ve li posso fare io. Sarebbe troppo divertente, non sono mai stata una convention prima d'ora. Va bene, poi ne parliamo dopo il campeggio. E qui arriva Seto vestito da piccolo sexy marinaio. Oh, Felix, sei così carino vestito così. Thanks. Grazie. Me l'ha fatto mettere Yuri, ha detto che stava bene con i miei occhi e i miei capelli. In effetti ti sta molto bene. Yuri ha un'idea molto precisa di cosa sta bene a tutti noi, eh? Felix, ma cosa hai fatto tu negli ultimi giorni? Non ti ho visto molto in giro durante la campagna di raccolta fondi. È perché sappiamo che lui ha chiamato suo padre per diventare il big investitore del Camp Buddy. E mentre Felix stava per raccontare tutto, Seto l'ha interrotto perché ha fame. Quindi buon appetito a tutti, ragazzi. Sì. Ciao! Andiamo a prendere da mangiare, a dopo. Bye! E qui arriva anche Taiga vestito da... qualunque cosa sia. Hello. Wow, che bel costume, Taiga. Ho preso uno dei costumi già pronti di Yuri, però i tatuaggi me li sono fatti da solo. Ho pensato che ci sarebbero stati bene con questo tipo di costume. That's sì, right. In effetti ti stanno bene. Molto dettagliati. E qui abbiamo anche il principe rosa, Edward ovviamente, che nessuno ha riconosciuto. Oh lì per lì non capisco come sia possibile, onestamente si vede benissimo che è Edward, solo perché si è fatto i capelli un po' diversi. E Taiga gli fa i complimenti per dirgli quanto sta bene con i capelli su. Wow, nemmeno io ti avevo riconosciuto, Edward. Sì, era ragione, Taiga, ti stanno bene quei capelli. Seriously? Davvero? Vi piacciono così tanto? Interessante, potete tenermeli prima o poi. E poi infine arriva lì, anch'esso, completamente irriconoscibile con i capelli finalmente tirati su. Peccato che il suo costume pesi 50 kg, ecco. Un paladino di livello 90. A quanto pare al nostro lì piacciono i giochi di ruolo online e non solo online probabilmente. Lì non sarà un problema trascinarsi dietro tutta quella roba, tipo lo scudo, la spada. Sì, a quanto pare è stato un problema perché è collassato sul pavimento. Ottimo, mi sa che lì aveva bisogno di un po' di allenamento extra per portarsi quel costume. Certo che quei due
due non si annoiano mai, sanno come rendere divertenti le serate. Anche Natsumi per quello. Eh sì sì, è bello avervi intorno. Sai, sono un po' sorpreso del fatto che stiamo parlando come degli esseri umani normali. E ancora non mi sono fatto una ragione del fatto che mi avete perdonato. Beh, sai Taiga, nemmeno noi ci aspettavamo che le cose sarebbero andate così. Ma penso che sia bello che Keitaro ci abbia riportato tutti a essere amici. Ma grazie anche a te Natsumi, se non fosse stato per te a quest'ora non avrei mai aggiustato il diario di Keitaro e non saremmo più tornati amici. Sarei ancora lì a fare schifo da solo nel mio sgabuzzino. O magari peggio ancora mi avrebbero buttato fuori. Lo sai che non avrei lasciato che accadesse, Taiga. Eh beh, effettivamente. Via, andate pure a mangiare prima che tutto diventi muffito, ok? Yeah. Ok, ok, adesso andiamo. Mi sa che ormai c'è parecchia gente in fila. Natsumi, vado a prenderci un po' di cibo. Tu prendici il posto al tavolo, ok? Ma certo, Keitaro. È ancora strano essere vicino a Taiga, anche se ormai siamo più o meno amici. Forse dove dire qualcosa per rompere il ghiaccio. Che bello finalmente godersi questa festa come amici, vero? Yeah. Sì sì, è bello non dover più essere lì arrabbiato, incavolato con l'universo. Sì. Allora, non siamo abituati a parlare così da soli, lo so, però insomma, no, va bene così, lo so che ci vuole un po' ad abituarsi, non ci sono abituato nemmeno io. È un po' come quando sono arrivato al Camp Buddy la prima volta. Avrei voluto che ci fossero più persone dalla mentalità aperta all'epoca. Ti chiedo scusa per non esserci stato quando avevi bisogno di me l'anno scorso, Taiga. Mi sono reso conto solo adesso di quanto fossi diverso allora. Che vuoi dire, Natsumi? Non lo so, ma credo di essere cambiato tanto da quando ho conosciuto Keitaro. Le cose sono cambiate grazie a lui in qualche modo. No, lo capisco. Prima che Keitaro mi parlasse la notte dopo avergli rubato il diario, neanche io sapevo che le cose avrebbero potuto cambiare, ecco. Mi sentivo perso e lui mi ha dato la possibilità di redimermi in qualche modo. Mi ha fatto capire chi sono veramente e mi ha fatto cambiare per il meglio. Grazie. Magari per te è la stessa cosa, Natsumi? Right. Sì, è la stessa cosa, Taiga, proprio come hai detto tu. Non pensavo che mi sarei mai meritato un amico dopo tutto quello che ho fatto. Sono felice che le cose stiano bene fra tutti quanti noi adesso e ti prometto che non farò di nuovo casino. Non ti preoccupare, Taiga, goditi la festa e non pensare più a nulla. Va bene. Adesso ti aiuto a cercare un tavolo, ok? Oh, eccovi ragazzi. La fila è molto lunga, eh. Oh, ciao Keitaro, vieni qua, dai. Sicuro che si possa? Vuoi mangiare o no? Grazie, ragazzi. Oh, ma quanto ci vuole a finire questa coda? Sto morendo di fame. Secondo me dobbiamo tagliare la fila a tutti. Non vogliamo passare davanti a tutti, Yoichi. Ma l'uomo rana qui è entrato nella fila senza problemi. Che male c'è? Sì, ma perché gli abbiamo tenuto il posto noi. Dai, uomo lupo, smetti di fare il cane selvatico. Vabbè, ci risiamo. Ma dov'è Natsumi? È strano vederti senza di lui, sai? Oh! Ah, gli ho detto di prenderci un tavolo. Oh, che cosa dolce. Tu e Natsumi siete passati a livello successivo ormai, vero? Sì, ormai l'abbiamo capito tutti. Siete ovvi, evidenti e palesi. Ma di che state parlando? Ragazzi, quando noi non vi vediamo, voi vi appartate e fate le cosacce. Pensi che non lo sappiamo? No. Keitaro, io te lo giuro, non gli ho detto niente a loro, eh? Non ce n'era bisogno, Hunter. Io conosco Keitaro fin da quando siamo piccoli. E ha cominciato a comportarsi così soltanto da quando c'è Natsumi. Ragazzi, potete nascondervi quanto cavolo vi pare, ma il mio naso riesce sempre a percepire che cosa combinate. No, non dirò che cosa sente Yoichi quando li annusa, preferisco. Dai, non essere timido, Keitaro. È normale che voi facciate cose. Non ci posso credere che siamo qui a parlare di questo argomento davanti al cibo. Però, sai, io a questo punto sarei curioso di sapere. Che cosa c'è di preciso fra te e Natsumi in questo momento? Lo fate per divertimento oppure c'è di più? Non ha più senso nascondersi a questo punto. Ormai avete capito tutto e c'è più che solo divertimento, Hiro. Ah, lo sapevo, il mio migliore amico è cresciuto finalmente. Secondo me sei geloso perché tu non riesci a cuccare quanto lui, testa rossa. Stai zitto, uomo lupo, non sto parlando con te. Allora dimmi, Keitaro. No, mi rifiuto di tradurre. In poche parole gli ha chiesto chi è il top e chi è il bottom. Dai, l'uomo rana è chiaramente un bottom. E conoscendo Mr. Perfettino, sicuramente ha una specie di, come si può dire, mazza da baseball che sarebbe un peccato non usare. Yoichi! Ragazzi, per favore, non facciamo pressione a Keitaro su questo argomento, eh? È già tutto abbastanza imbarazzante così com'è.
Sì, Hunter, lo so che hai ragione te, ma non potevo fare a meno di far domande. Mi ha sempre incuriosito questa faccenda. E poi è il mio migliore amico, sono curioso di sapere cosa combina. Comunque, adesso la fila si sta muovendo. Non siete affamati? Guarda, uomo rana, sei veramente fortunato che io sia affamato oggi. Perché mi avete dato un sacco di spunti per prenderti in giro da qui fino alla morte. Sì, vai avanti, uomo rana. Le persone adesso sennò ci passano tutte avanti. Va bene, vado. Oh, scusami per quei due, Keitaro. No, no, è che sono in imbarazzo perché sapete fin troppo ormai. No, no, va bene così. Lo sai che sono sempre a favore tuo e di Natsumi. No, non importa cosa succede, ecco. Grazie. Ah, comunque adesso è meglio se prendiamo da mangiare. Lo portiamo lì al tavolo di Natsumi, ok? Assolutamente. Ma cerchiamo di goderci la festa stasera, ok? Esatto, godiamocela tutti e due, eh? Ma che carini. Wow, ho mangiato troppo oggi. Sì, sembra che Aiden sia sempre più bravo a cucinare. Beh, la cosa non sorprende nessuno, Natsumi. Yeah, that's right. A proposito di Aiden, ma dov'è finito? Non ho visto né lui né gli altri Scoutmaster ancora. Già, mi domando cosa indosseranno stanotte. Sicuramente Yuri avrà dei costumi anche per loro. Dopo aver visto quello che ha fatto indossare ad Hunter, ho un po' paura di come saranno vestiti gli Scoutmaster. Oh, non vedo l'ora di vedere come sono conciati. Di solito sono molto seri, quindi spero che il costume sia divertente. Naoto! Guarda un po' com'è vestito Naoto, è un soldato. Ora sì che mi ricordano i Village People, sti qua. Wow, Naoto! Che ne pensate del mio vestito? Mi sta bene? That's assolutamente right. Sì, stai benissimo. Beh, anche tu stai bene come poliziotto, fratellino. Ma sai, un soldato ha le pistole più grosse del poliziotto, se capisci cosa intendo. E ce n'ho una caricata nella mia fondina proprio in questo momento, la volete vedere? Cosa? Oh. Ah, intendi la tua pistola finta? Beh, in effetti sono sorpreso dal fatto che Yuri abbia così tanti costumi. Natsumi mi ha lasciato cadere la provocazione senza farlo neanche apposta. Già, effettivamente. In realtà, quando le ho chiesto di darmi una pistola per l'uniforme, stavo scherzando. Invece lei ce n'aveva davvero una, quindi. Ha degli hobby molto interessanti quella ragazza, devo dire. Oh, a proposito di ragazza, Natsumi, mi sono appena accorto una cosa. Dove hai le manette e la pistola? Oh, devo averle dimenticate quando ho preso il costume da la scatola di Yuri. Dai, non puoi essere un poliziotto senza pistola e manette. Non stai cercando di vincere per il costume migliore oggi? In realtà non so, però boh, vorrei divertirmi. Davvero, mi sorprendi ultimamente, tu che non competi. Comunque sia, adesso io sono qui a tenervi d'occhio durante la festa e ho notato che il cibo è ufficialmente finito. E poi non ci abbiamo niente da fare, quindi tutti sono qui un po' a farsi i fatti loro al momento. Ma non posso lasciarvi senza supervisione, perciò devo chiedervi: mi chiamate gli altri Scoutmaster, per favore? Credo che stiano ancora a cambiarsi, però arriveranno sicuramente in tempo. Va bene. Arrivo Naoto, eh? Grazie, ragazzi. Per adesso posso gestire questa stanza anche da solo. Let's go. Va bene, andiamo subito, Natsumi. Dai, ragazzi, preparatevi, Yuri. Che aspettate? Sei sicura che dobbiamo proprio mettere questi costumi, Yuri? Sì, io non so nemmeno come si mette questo affare. Davvero, tesoro, non potremmo rimanere in uniforme tranquilli? È proprio necessario cambiarsi? È una festa in maschera! Come potete non mettervi in maschera? Chiedo scusa, c'è qualcuno? Ehi? Hello there! Oh, ragazzi, ciao! State bene in costume? Scusate per il ritardo, mi assicuravo che gli Scoutmaster si vestissero. Cosa posso fare per voi? Non volevamo disturbare, Yuri, è che ci serve un po' d'aiuto nella mensa. È finito il cibo e gli Scout sono un po' disorganizzati al momento. Com'è successo? Beh, che ti aspettavi? Ci state mettendo una vita a prepararvi. Va bene, io vado subito, scusami Yuri, ma questa cosa dei costumi può aspettare. No, assolutamente. Porta con te i costumi e cambiati là se preferisci. Yuri, ma... Forza, muovetevi. Non fatevi frustare. Oh. Caspita, sei arrabbiata. Via, via, andiamo. Ok. Sembra che Yuri fosse molto seria riguardo i costumi di stasera. Già, però da lei non mi aspettavo nulla di diverso. Anyway. Comunque sia, visto che siamo qui nell'ufficio. Oh. Trovato. Non aveva mica trovato le manette? Oh. In realtà sì, ha preso la pistola e le manette per il costume. Oh, hai preso Naoto molto sul serio, well. Beh, ho pensato che sarebbe stato bello completare il mio outfit. In questo modo Yuri potrà vedere quanto mi sono sforzato per fare del mio meglio anche in questo evento. Ok. Adesso torniamo tutti alla mensa. Dovrebbero iniziare presto gli annunci. Yeah. Esatto, non vorremmo certo perderceli. Non saranno mica rimasti chiusi dentro, eh? Oh no! Che c'è, Keitaro? Siamo chiusi dentro? Oh!
Ma come? Oh no, siamo chiusi dentro. Ma com'è stato possibile? Com'è possibile che siamo chiusi dall'interno? Mi sa che Yuri ha chiuso troppe cose con le sue chiavi. Magari era di fretta e si è dimenticata che c'eravamo noi qua dentro. E ora che facciamo? Sono tutti alla mensa. Già, e dubito che ci sentiranno, visto che c'è la musica forte. Speravo tanto di divertirmi stanotte. Ti divertirai, Natsu, mi vedrai. E se uscissimo dalla finestra? Una volta ci siete entrati da lì per rubare la foto. Yeah, that's right. Sì, ma lo Scoutmaster Yoshi ormai l'ha aggiustata quella finestra. E ci ha messo anche una sicura, non c'è modo di passare ormai. Oh, quindi dobbiamo semplicemente aspettare che qualcuno arrivi a prenderci. Don't worry. Non ti preoccupare, Keitaro, sicuramente qualcuno noterà la nostra assenza in tempi molto brevi. Va bene, aspettiamo allora. Aspettiamo. Natsumi, è passata tipo mezz'ora, non arriverà nessuno. Eh sì, di questo passo ci perderemo tutta la festa. Non posso credere che nessuno si sia accorto che non ci siamo. Avranno pensato che siamo a fare cosacce in giro a questo punto. Chi l'ha detto questo? Ho parlato con i nostri amici prima e a quanto pare hanno un'idea molto precisa di quello che facciamo quando siamo da soli. Ah, quindi il nostro segreto ormai è stato scoperto? Temo di sì, ma va tutto bene, immagino. Non lo diranno mica nessuno. Sì, pensavo la stessa cosa. Adesso dovremmo veramente tornare. Non voglio che pensino che ci allontaniamo soltanto per fare cose insieme, ecco. Anche perché ho paura che tutti quanti stiano festeggiando un po' troppo e si stiano scordando di noi. Che potremmo fare, Keitaro? Non lo so, potremmo forzare la serratura? Oppure rompere qualche lucchetto? Ok, ora ci provo, Vuole andare contro la porta? Fermo, Keitaro, stai attento. Aia! Keitaro! Keitaro, ti stai facendo del male, smettila. Questa porta è veramente dura, non penso di poterla forzare, neanche in due ce la facciamo. Forse potremmo allora divertirci un po' qua dentro? Voglio dire, siamo chiusi insieme, ma siamo insieme appunto. Sì, in effetti tanto Yuri e gli altri torneranno presto, finiranno velocemente di fare qualunque cosa stiano facendo. In effetti preferisco passare del tempo con te che in qualunque altra festa. Può diventare anche questa una festa, Keitaro, se ci impegniamo. Cosa vuoi dire, Natsumi? Piccino, com'è ingenuo Keitaro a volte. Persino Natsumi lo sta battendo adesso. Sai, prima sei stato piuttosto cattivo con quella porta. Sembrava quasi che tu volessi entrare nella proprietà privata di qualcuno. E dovrei arrestarti per questo, signor giocatore di baseball. Oh no, signor poliziotto, per favore, non mi ammanetti. No, i giochi di ruolo no. Keitaro, sto solo giocando. Lo so, Natsumi, anch'io sto giocando. Non se ne è accorto? Andiamo bene. Siamo veramente così annoiati da fare questo tipo di roleplay? Si chiama così? Scusami, Keitaro, io non ne so niente di queste cose. Ma l'hai cominciato tu veramente e ti stava anche venendo bene, soprattutto con la cosa del costume e tutto. Mi piacciono gli uomini in uniforme, sai? Oh, davvero, Keitaro? Allora fammi riprovare, eh? Metti le mani dietro la schiena, sei in arresto per aver tentato di danneggiare la proprietà privata di qualcun altro. E poi, se essere sexy fosse un crimine, tu saresti sicuramente colpevole. Devo tenerti in galera per tutta la notte e assicurarmi che tu impari la lezione. Non ce la posso fare. È la tua pistola quella che sento, signor poliziotto? O sei solo felice di vedermi? Mamma mia. Se ti dimostrerai collaborativo potrei farti vedere. Yeah, that's right. Sì, ok, farò quello che vuoi. E questo è il momento in cui ci separiamo e in cui Mino e Triton si sentiranno fischiare le orecchie. Il prossimo episodio sarà molto, molto interessante. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento e aspettatevi che la prossima puntata di Camp Buddy sarà bollente e anche un tantino illegale. Ciao! E mi raccomando, datemi pure consigli per non uscire di testa, perché so già che uscirò molto di testa tra poliziotto e giocatore di baseball. Ciao!